Presidente Pase, oggi in Commissione si è parlato della presa d'atto degli indirizzi che dovranno definire il piano clima per la regione Lombardia. Quali sono i futuri scenari rispetto anche ai cambiamenti in atto? Sì, oggi si è parlato in Commissione del PREAC, il Piano Regionale Energia, Ambiente e Clima, e abbiamo toccato molti temi. Nell'indirizzo abbiamo puntualizzato quelli che sono oggi lo stato di fatto, quello che sono gli obiettivi che ci poniamo sia come regione, ma discendono anche dagli aspetti europei, dagli aspetti nazionali, e soprattutto quali sono gli obiettivi che noi come regione vogliamo adottare, sia per gli obiettivi 2030 sia per gli obiettivi 2050. Diversi scenari molto importanti, sicuramente l'aspetto importante che ho tenuto a ricordare è l'efficientamento energetico, che ha un impatto molto importante. Ricordiamo che questi consumi solo nel terziario e nel residenziale impattano per circa il 30%, quindi avrebbero un fortissimo aspetto positivo dal punto di vista di impatto ambientale e di riduzione dei consumi. E d'altra parte abbiamo anche dei grossi vantaggi, ad esempio tramite il GSE riusciamo ad avere un'agevolazione fiscale del 60% sugli interventi. Poi ci sono altri progetti come il governo, il 110%, anche se come si è visto è di difficile applicazione. Quindi questo aspetto è molto importante. Un altro aspetto che abbiamo preso in considerazione sono quelle che sono le evoluzioni, ad esempio l'idrogeno. L'idrogeno che è un fantastico conduttore, nel senso che permette di trasportare energia e di essere stoccato, a differenza di altri materiali, di altre energie, ad esempio con l'energia elettrica. Quindi un'energia rinnovabile che sicuramente va presa in considerazione per il futuro. Ecco, lei ha detto che la regione è già avanti rispetto agli obiettivi, che però sono stati un po' rivisti anche dall'Unione Europea di recente rispetto alla diminuzione delle emissioni. Assolutamente, la Regione Lombardia è molto avanti agli obiettivi, ha già raggiunto nel 2017 quelli che erano gli obiettivi nel 2020. Si è posta sempre degli obiettivi sfidanti, anche oggi quando l'Unione Europea ha deciso di renderli ancora più difficili da raggiungere, la Regione Lombardia è pronta a raggiungerli. Quindi questo aspetto è importante. Dicevo che la Lombardia è protagonista sicuramente come regione a livello paese, quindi gli altri sicuramente devono prendere spunto dai nostri obiettivi. Se tutta l'Italia facesse quello che fa la Regione Lombardia, sicuramente gli obiettivi li raggiungiamo. Quindi per concludere, rispetto alla sia diminuzione delle emissioni da traffico anche per quanto riguarda il teleriscaldamento, quali saranno le prossime mosse? Beh, intanto i dati, come ARPA ha ricordato, il traffico incide in maniera parziale sull'inquinamento, quindi questo è un aspetto importante. E quindi più che puntare sulle problematiche di gestione dei trasporti, dal punto di vista dell'inquinamento dei trasporti, sicuramente gli altri aspetti, quelli di efficientamento energetico, di aumento delle fonti rinnovabili, quindi delle FER, è fondamentale per il nostro piano. E un'ultima domanda riguarda le risorse, perché se ne è parlato, si è detto che le regioni devono essere anche protagoniste da questo punto di vista. Come pensate di agire? Allora, il Recovery Fund mette a disposizione dell'Europa tantissimi miliardi, oltre 800 miliardi, di cui 240 saranno per il nostro paese. Il problema è che oggi magari i ministeri litigano per accaparrarsi queste risorse, chiedendone più di 800, quasi 900 miliardi, quando a disposizione ce ne sono molti meno. Quello che credo che devono essere coinvolte assolutamente le regioni, e che le regioni devono essere pronte con dei progetti per concretizzare. Questi soldi sono per il 2021 e il 2022 maggiormente, solo il 30% per il 2023. A noi serve che i progetti ci siano e che siano messi subito in cantiere per rilanciare l'economia. Sicuramente l'efficientamento energetico è un moltiplicatore. Prima si parlava dell'efficientamento dal punto di vista delle nostre case, riescono ad avere su 1 milione di investimento un moltiplicatore 7,2, che è un moltiplicatore veramente importante.